vincere il gruppo C in Orc. Diciamo, è nata una discussione Esatto. su questo tema per capire per quale ragione le barche che andavano bene, diciamo, a Trieste Esatto, non dovrebbero essere così. sembrano andare così tanto bene, non sembrano essere andate così tanto bene invece al Mondiale di Sibenik. Esatto. Diciamo, a distanza di poco tempo, sembrano essersi, diciamo, un po' rivoluzionate le cose. Sicuramente sono uscite le barche nuove, ma certamente ci sono altre ragioni. Insomma, Esatto. non è che una barca da una volta l'anno prima fa prima, seconda, terza e l'anno dopo arriva oltre il quindicesimo. Insomma. Ci sono varie ragioni per cui questa cosa è successa. Allora, vogliamo fare un'analisi, diciamo, un po' brutale, no? Diciamo, il Mondiale di Trieste è stato un mondiale che ha favorito grandemente le barche che vanno con vento leggero. Esatto. Per cui ha vinto alla fine, mi pare, il Majestic 32 modificato, direi. Sì, E esatto. poi andavano benissimo, ovviamente, i Far 30. Far 30 sono delle barche che pesano molto poco e hanno una velocità. Se tu avessi la possibilità di fare un rating con 4 nodi, diciamo un compenso con 4 nodi, cosa che l'Orca non prevede, avrebbero un compenso decisamente alto, Esatto. perché sono delle barche velocissime. Esatto, si vede benissimo se appunto guardando gli scratch sheet Certo. del mondiale di quest'anno, confrontando le varie barche, si vede benissimo che appunto i Far 30, un 30 con 6 nodi pagano tantissimo Esatto, le barche anche molto più grosse. pagano abbastanza, diciamo, poi Pagano, sì. si vede che evidentemente se voi doveste Esatto. costruire delle curve di performance, è ovvio che rispetto a una barca lenta, lenta e lunga, lunga e lenta, diciamo, è un po' meno inverata, un Esatto. po' più pesante, sicuramente sono delle barche che pagano molto con aria leggera, invece chiaramente vanno di Invece, meno perché sono più esatto. piccole con aria Per forte. cui se si estendesse, diciamo, le linee da una parte e dall'altra, si vedrebbe che appunto con Sì. ancora meno vento probabilmente dovrebbero pagare ancora di più, Esattamente, mentre ancora. loro continuano a pagare sempre Esatto. come con quel che pagano con 6 nodi, e invece se ce n'è di meno, insomma, sono avvantaggiate. Esatto. Quindi, insomma, allora, noi abbiamo detto c'è un grosso vantaggio, che quello c'è sempre, se io sono in un gruppo numeroso, ad avere la barca più veloce con quelle condizioni. Esatto. In subordine, se non ho la barca più veloce, se ho due barche di velocità pari, è meglio avere la barca più grossa rispetto ad avere la barca più piccola, perché la barca più grossa, copre la barca più piccola, mentre la barca più piccola non fa più fatica a Esatto. A coprire la barca coprire più la barca più grossa. grossa. Quindi c'è anche questo aspetto qua. Quindi ci sono, diciamo, questo è sicuramente un vantaggio. In condizioni di vento sostenuto, ovviamente le barche più veloci erano le barche più lunghe, perché Esatto. in bolina chiaramente, diciamo, la barca fa valere la sua lunghezza Esatto. d'onda, no? D'onda, Giusto? esatto, per cui nessuna di queste barche tende a plana particolarmente in bolina, per cui insomma quelle che sono più lunghe vanno più veloce. Esatto. Per cui le barche che sono state fatte appunto per rientrare in questa categoria C, ma che in realtà sono molto più lunga al galleggiamento, soprattutto al galleggiamento sbandato, Certo. risultano alla fine andare molto veloci, insomma. Esatto. Quindi sostanzialmente si posizionano appunto meglio nella flotta e poi sfruttano meglio tutta la loro velocità. E probabilmente anche proprio questa cosa, questo fatto che non sono viste come barche particolarmente grosse. Sicuramente incide anche sulle loro curve di performance con tanto Certo. vento, dove appunto sono avvantaggiate con tanto vento quando possono Certo. regatare, diciamo, nonostante siano più pesanti rispetto a barche più piccole. Certo. Poi dopo è ovvio che poi ci sono anche gli equipaggi, non ci sono soltanto le barche. È abbastanza evidente che una barca, diciamo, difficile come un Far 30, comunque una barca un po' più complicata da far camminare, ovviamente, sicuramente con un vento forte è abbastanza complicata, con un buon equipaggio fa abbastanza differenza. Lo Esatto. stesso discorso un po' in scala si può fare per l'X35 e in realtà anche per il nuovo Neo 350. Cioè, il Neo 350 è una barca che, secondo la nostra analisi,
avrebbe avuto ottime possibilità con vento leggero in realtà, perché comunque è una barca che ha un numero molto simile a quello degli X35, anche diciamo, dei dati di base, no? Peso invelato in maniera molto simile agli X35, che è una barca che con aria leggera va molto molto bene, si difende, non è come il Far 30, però si difende molto bene con aria leggera. L'X35 non ha, a mio parere, io ci ho navigato tanto, non ha nessun tipo di vantaggio con vento medio forte, non ce l'ha. Esatto, non ce Cioè l'ha. non ha vantaggio, è una barca che va abbastanza bene, perché comunque è una buona barca, ma non ha certamente nessun tipo di vantaggio da un punto di vista del rating. Cosa che invece ha sempre avuto storicamente l'M37, che è comunque una delle poche barche nate in ogni caso secondo il regolamento, e Esatto. l'M37 ha sempre camminato con aria media forte. Quindi non c'è Esatto. proprio, non c'è, non mi stupisce minimamente. La mia ex barca era un X362 Sport, che non era ottima barca, ma non fatta secondo il regolamento. Io ho sempre valutato che, a parità di rating, anzi a volte li pagavo addirittura, l'avversario con l'M37 partisse con un paio di minuti di vantaggio in orc. Infatti, quando lui faceva anche la classifica IRC, spesso io arrivavo davanti in IRC mentre lui arrivava In davanti in orc. Quindi è proprio una questione di barca fatta giustamente sul regolamento, che aveva questo vantaggio. Un barcone, cioè rispetto all'X362 è un barcone, rispetto all'X35, che è più o meno lo stesso, che anzi che ha un rating peggiore, l'M37 è un barcone, e questa cosa qua la fa valere. Anche la M37 è appunto una barca che sta più o meno sugli 11 metri e mezzo di Certo, lunghezza fuori tutto, per cui è certo. comunque una barca appunto molto grande Una e barca. vista molto più piccola di quel che è da regolamento. Esatto. E diciamo che l'1198, il nuovo 1198, che poi alla fine l'ha spuntata, ha un tipo di disegno di scafo che non è tanto dissimile, diciamo, un po' diciamo, gli accorgimenti di stazza che avevamo visto diciamo, per l'1198 si possono anche un po' riportare sul Neo 350. Sono due barche che hanno, da quel punto di vista lì, un tipo di disegno di scafo non tanto dissimile, no? Uno un po' più Sicuramente. largo proporzionalmente, Neo 350 sicuramente, Neo 350 ha dei parametri molto diversi. Cioè, come peso è una barca leggera, abbastanza leggera, medio leggera, come può essere un X35, molto simile a un X35, più performante come scafo con vento forte, però praticamente con le stesse performance dell'X35 con aria leggera, quindi con ottimi spunti. Ottimi spunti, sì, infatti si è difeso molto bene al mondiale, ha fatto insomma, un ottimo piazzamento, Sì, non è a riuscito ad arrivare parte. davanti, ma... Barca nuova, comunque è andata bene, però voglio dire, in generale era una barca che per quella regata lì era normale che potesse avere delle difficoltà con l'1198, perché in una flotta così l'1198 comunque in bolina doveva girare davanti, con vento in bolina ti gira davanti, per cui anche solo per quello diventa poi difficile con un rating simile, però con una barca piuttosto più veloce che comunque in bolina ti legna, diventa difficile poi dopo giocarsi a regata bene, Ovviamente, diciamo, in queste condizioni il fatto di avere la barca più lunga appunto eh sì, ti posiziona meglio all'interno della flotta, e quindi ti esatto, fa partire sostanzialmente avvantaggiato. quindi insomma, diciamo, l'M37 barca sempre super riuscita, questi nuovi disegni, quindi L'M37 è una barca veramente vincente, che ho sempre stato, infatti ha vinto un bel po' di mondiali. Quando è stata, diciamo, portata al massimo, ha sempre fatto molto bene. E questi nuovi disegni sicuramente hanno anche loro delle ottime potenzialità, non Ottime c'è dubbio. potenzialità, Però, sicuramente. diciamo che è diversa, la storia è un po' diversa. Insomma, il Neo 350 lo vedo meglio con aria medio-leggera, cioè nelle performance relative io vedo favorito l'1198 con aria più sostenuta e probabilmente il Neo 350 con aria leggera. È più probabile che faccia, perché ripeto, se l'aria fosse molto leggera, fossero quei 6 nodi che però a volte diventano anche meno di 6, cosa che succede, o quantomeno nella Succede, sì. flotta diventa meno di 6, cosa che succede spesso e volentieri in alcuni campionati. Penso che una barca che pesa 6.400 kg rispetto a una che comunque ne pesa 4.000, 4.300, insomma, una cosa del genere, potrebbe avere grosse difficoltà, insomma. Poi non parliamo Ovviamente. in condizioni di onde, insomma. Ci sono delle condizioni in cui comunque quel peso lì lo paghi, ovviamente. Vedremo, insomma, nei prossimi eventi che cosa succederà. Esatto. Comunque,
come si piazzeranno le varie basi. Esatto, però la risposta breve è normale che in differenti condizioni di vento vengano fuori barche diverse. Okay. Cioè questo è assolutamente una cosa normale. Così come è anche abbastanza normale che gli equipaggi, quelli tosti, si spostino sulle barche che pensano essere vincenti, quindi alla fine poi le cose sono abbastanza esatto. Le cose si comunque si rincorrono abbastanza e alla fine e quindi alla fine danno origine a questi risultati abbastanza diversi da un anno all'altro. Ok, ciao, buona giornata. Ciao.